Motore. Con quello dobbiamo girare. Motore partito. Choc. 13A.1, prima. Con Alessio Giannone, regista di questo corto che sta per terminare le riprese. Alessio, tu sei regista di questo corto dedicato a una scena tipicamente barese. C'è l'orata, c'è il crudo, cioè, ci sono le buste, quindi è un matrimonio. Sì, è un matrimonio barese, meridionale, vogliamo chiamarlo, che è un progetto nato, una sceneggiatura nata con i detenuti della casa circondariale di Bari. Abbiamo scritto insieme questa sceneggiatura, che poi il Comune ha deciso di farci realizzare. E vabbè, naturalmente l'espediente è il matrimonio per parlare della famiglia meridionale, e quindi del marcio che c'è dietro la famiglia, perché spesso in queste circostanze si nascondono molti mali, molti malesseri, cioè si vive allegramente un momento e poi magari si nascondono vicissitudini familiari che invece sono estremamente brutte. E questo, quindi il matrimonio, insomma, mi ha ispirato questa storia, a parlare della famiglia partendo dal matrimonio. Non vogliamo svelare tutto il corto, però sappiamo che ci sono due consuocere che stanno contando i soldi in un'altra scena. Beh, ci sono le consuocere che, come in molti matrimoni anche da me visti, si preoccupano di capire quanto denaro liquido è stato dato come regalo, anche perché spesso quello stesso denaro viene subito consegnato per pagare, insomma, la sala o altri debiti che si sono messi per quella giornata. Quindi c'è chi vive quel giorno in maniera completamente diversa rispetto a chi invece balla, si diverte, c'è chi lo vive con preoccupazione spesso. E poi c'è un altro personaggio, lo strozzino. Diciamo che lo strozzino è un personaggio che non ho voluto baresizzare molto, perché noi abbiamo sempre un'immagine dello strozzino in barese, il cravattaro. È un personaggio che in quel momento, nel momento del matrimonio, rappresenta non tanto il personaggio che ha prestato i soldi, ma rappresenta in questo momento la fatica della famiglia italiana a fare determinate cose. Quindi sì, è lo strozzino, però in realtà in questo momento può essere identificato come non si arriva a fine mese. Non in questo caso è per pagare un matrimonio, però nei casi normali è per non riuscire a crescere una famiglia. Ultime due domande, due risposte telegrafiche. A chi ti senti di ringraziare e soprattutto qual è il messaggio che vuol dare questo cortometraggio? Ci aggiungerei anche cosa vuole fare Alessio da grande. Vabbè, ringrazio sicuramente chi l'ha scritto con me, cioè i miei amici della casa circondariale, perché sono amici. Abbiamo fatto 6 mesi di corso per cui l'abbiamo scritto. Poi ringrazio il Comune di Bari che ha deciso di sovvenzionarlo, la Puglia Film Commission che ci sta aiutando in questo progetto a portarlo a termine, l'Accademia d'Enziteto che è la produzione esecutiva, tutti gli attori, tutte le comparse. Il messaggio che vuole dare è: andiamo oltre le apparenze. Andiamo oltre le apparenze e cerchiamo di descrivere la verità e anche di dire la verità. Cosa voglio fare? Boh, speriamo che Emilia mi dà un posto alla Multiservizi. Ovviamente scherzavi alla Multiservizi. Cosa vuol fare Alessio da grande? Cosa ti piacerebbe fare? Restare a Bari, andare a Roma, Milano? È possibile creare, come dire, la città del cinema qui, realizzarla? È già stata realizzata, però portare avanti questo progetto? Sì, portare avanti progetti video per quanto mi riguarda, e sì, rimanere a Bari, perché io a Bari riesco a scrivere, perché a Bari conosco quello che accade. Però bisogna dare fiducia ai giovani, spesso non viene data. Però Cacci può darti una mano, visto che lui ha origini baresi. Però Cacci, qua sto. Cioè, quando vuoi mi chiami, io vengo, pure a pulire a terra, sul set, d'accordo. Salutiamo Domenico Procacci della Fandango. Punto in campo, è il 93. Azione. Amore, ti piace l'anticorpo? Sì, amore, buonissimo. Nicola Valenzano, protagonista del film. Come hai conosciuto Alessio? Beh, Alessio l'ho conosciuto esattamente un anno fa, che mi aveva chiamato per un altro suo film, dove facevo questo film che si chiama Binari, che abbiamo girato appunto l'anno scorso. Tu sei il padre della sposa, ruolo? Il famoso padre. Il famoso padre che accompagna la sposa in chiesa, in questo caso siamo qui in questa sala. Questo corto cosa rappresenta per te? Beh, è un classico matrimonio, per me rappresenta... Faccio l'attore appunto in questo, quindi non rappresenta nulla se vuoi, però mi diverte molto l'idea, anche perché insomma non avendo una figlia, quindi mi diverte molto l'idea di fare questo padre della sposa.
Il messaggio è quello di una classica famiglia povera che fa tanti sacrifici, come ce ne sono tantissimi a Bari, insomma, in Puglia, appunto i sacrifici che si fanno per sposare una figlia, quindi faccio questo, insomma. Nicola, tu hai aperto parecchi cassetti, quindi i sogni ormai ogni volta il cassetto l'hai aperto. Che altro cassetto ti piacerebbe aprire? Che sogno ti piacerebbe poter realizzare? Rispetto a come sta andando adesso il panorama proprio nazionale di questo default che forse, non so, sta lì lì. Ormai è all'ordine del giorno. Del giorno, insomma, di tutto succede, no? E quindi... Stanno truccando nel frattempo. Sì, sì. Quello di continuare a fare questo lavoro, è, perché mi piace, è un lavoro che faccio ormai da più di 30 anni, quindi mi diverto. Faccio più teatro, per la verità, però mi piace anche, mi affascina anche molto il cinema, insomma.